Vota Beniamino Boscolo Cappon. È tempo di fare. È tempo di fare. È tempo di fare. La serata forse più importante, quella della presentazione del programma per il candidato sindaco del PDL Beniamino Boscolo Cappon, è stata una serata trionfale con una presenza di pubblico assolutamente incredibile, forse anche inaspettata nei numeri, e soprattutto è stata l'occasione per presentare quello che sarà il suo programma di governo se dovesse diventare sindaco della città. Lo ascoltiamo i nostri microfoni e soprattutto ascoltiamo il discorso che lui ha fatto non solo ai presenti qui ma naturalmente a tutti i cittadini elettori di Chioggia. Siamo con Beniamino Boscolo, il candidato sindaco del PDL, e credo che questa sia stata una serata emozionante. Tante persone, non ho altro da aggiungere se non quello che ho detto prima. L'ho detto con il cuore, sono le cose che penso, sono le cose che ho condiviso con la mia coalizione, sono le cose che ho condiviso in tanti anni di politica con le persone tante che sono venute questa sera. Basta ascoltare quello che ho detto prima e ho detto già tutto, non voglio dire altro. Mi confondete, siete veramente tantissimi, oltre ogni più rosea aspettativa, veramente non ho parole. No, devi avere a me. Mi ero scritto un discorso, ma a questo punto voglio parlare del vostro cuore, del vostro programma, questo sono cose importanti, anche perché mi hanno già, bene o male, con gli interventi, hanno già detto tante cose, mi hanno presentato, hanno detto un po' la mia storia politica, lavorativa, hanno parlato un po' del partito, hanno parlato molto di voi, tanto di voi, e questo l'ho apprezzato tantissimo, grazie. Posso solo hanno ringraziato anche le nostre liste, quindi gli amici che hanno voluto seguire questo percorso insieme a noi, che vanno comunque ribaditi i ringraziamenti, perché 92 persone che si mettono a disposizione, che sono il nostro esercito, non il mio esercito, il nostro esercito veramente. E quindi voglio solo integrare, perché va ringraziato il motore di questa campagna elettorale, il motore amministrativo, il motore burocratico, il motore che vi ha chiamato a casa, casa per casa, amico per amico, senza tralasciare nessuno, perché nel nostro spirito è di non lasciare mai nessuno indietro. E siete venuti tutti, ma non è mai successo, veramente è commovente questa vostra partecipazione. E la generosità dell'elettorato, statisticamente parlando, negli anni scorsi ci ha sempre portati come PDL, ma oggi abbiamo anche la Lega Todaro, Chioggia Azzurra, i Popolari d'Italia Domani, che portano sicuramente a un risultato che sarà strepitoso. Voi pensate, se siamo qui quasi 1500 persone e portiamo 10 voti a testa, andiamo veramente a vincere il primo turno. Non ho capito questa cosa, perché volevo essere realista, volevo essere sincero nel dire andiamo al ballottaggio e al ballottaggio ce la giochiamo e chissà di vincere. Ma questa sera cambio impostazione, bisogna lavorare molto di più stasera. Stasera bisogna lavorare molto di più, più di prima, perché se veramente vogliamo vincere il primo turno ci lasceremo indietro tutti quei litigi del passato, da destra a sinistra, che hanno ingessato questa città. E allora, se vogliamo fare bene, ed è tempo di fare bene, dobbiamo tutti insieme impegnarci, non solo nella campagna elettorale, perché nella campagna elettorale esprimiamo la nostra fiducia su chi ci dovrà rappresentare, ma dovremo anche essere gli occhi e le orecchie della giunta, del sindaco e del consiglio comunale. E quindi siete voi i protagonisti, e voi dovete una mano a governare questa città. La scuola, le politiche educative sono le politiche scolastiche. Dobbiamo affidarci a una scuola seria. Il nostro Presidente del Consiglio ha detto che i libri di storia
non sono scritti per raccontare la nostra storia, ma una storia di parte. Questa cosa ci fa male. Ho visto il 25 aprile un'associazione partigiana locale che, vedendoli, e io li conosco tutti, sono in lista, si candidano come candidati consiglieri. Io vorrei essere un partigiano, un nuovo partigiano che non ha fatto la guerra e che non ha difeso la nostra città dall'invasione. Però io vorrei che l'associazione partigiana di Chioggia mi annoverasse tra di loro. Se hanno il coraggio di dire che non sono di parte, mi devono fare partigiano. Pago anche la quota. Perché i nonni ci raccontano che è vero se da un lato c'è stata nella storia qualcuno che ha sbagliato di una certa fazione, dall'altra poi ci sono state le vendette trasversali e quindi i buoni ci sono sia a destra sia a sinistra, se rossi, se neri, se bianchi, e quindi non ci vengono a prendere in giro. C'è anche la Chiesa, però. La Chiesa è un luogo fondamentale che ci ha forgiato noi giovani e anche i meno giovani che ci sono qui stasera. Ci hanno dato l'educazione, un posto in cui giocare a pallone con gli oratori, ma anche l'educazione del catechismo. E così, insieme all'associazionismo locale di cultura e sport, questo per me è l'educazione che deve avere la città. Ecco perché chi diventerà sindaco dovrà tenere questi 5 ambienti che legano poi tutti gli ambienti, anche quello del sociale, dell'associazionismo in generale, dovrà tenerlo a cuore. Perché se i nostri giovani li lasciamo per le strade, i nostri figli nelle calli ad annoiarsi, poi abbiamo quei problemi sociali che tristemente è famosa anche la nostra città, per l'alcol, per la droga e per tutte quelle negatività che non portano a un futuro. E allora l'educazione è lo strumento migliore per cambiare il futuro. Ma anche il lavoro, senza lavoro non si vive, non c'è dignità per un uomo e per una donna non avere il posto di lavoro. E la politica non può essere quella scorciatoia per trovare posti di lavoro, dobbiamo fare scelte politiche che consentano alle imprese di creare posti di lavoro, e chi è bravo e si impegna poi avrà un lavoro, chi è un lavativo non potrà avere un lavoro, perché potrà provarne tanti ma non avere delle risposte. Oggi però la crisi ci dice una cosa diversa, ci dice che delle lobby mondiali, finanziarie, hanno creato quella crisi finanziaria che ha portato anche alla crisi produttiva e oggi anche culturale, perché c'è tanta disaffezione, c'è tanto disinnamoramento di quello che è la realtà e la nostra città. Ecco perché come giunta, come sindaco e come consiglio, con chi dei 92 amici arriveranno, dovremo sicuramente fissarci 4 punti in testa che ci consentono di dare delle risposte, perché è tempo di fare. E allora, la sburocratizzazione, quanti di voi per un permesso di costruire, anziché di ottenerlo in 30 o 60 giorni, a seconda fosse una SCIA o una DIA, hanno aspettato anni? E forse qualcuno già aspetta ancora, perché magari una macchina comunale non ha la responsabilità di dare delle risposte, né sì né no, ma rimangono lì a macerare. E io, se dico queste cose, non me le invento, non le ho studiate, me le avete dette voi. E allora io dico, facciamo delle scelte per creare delle conferenze dei servizi quando ci sono tanti enti che devono dare dei pareri, e non che il comune dia un parere e poi lo mandi in giro per il mondo, in giro per tanti enti provinciali, regionali e nazionali, e poi magari aspettano e ti chiedono un'integrazione, avanti così. Così non va bene. Ma anche le scelte urbanistiche sono importanti, perché se da un lato la politica non sceglie, dall'altro non sceglie bene, dando regole certe, non possiamo aspettarci che siano gli altri, gli uffici comunali a far bene. E allora io sono convinto che all'interno della macchina comunale ci siano persone capaci, brave, oneste, e quindi dei dipendenti che ci possono dare delle risposte sul nostro tempo di fare, perché attualmente l'amministrazione è stata abituata male, si sono seduti, si sono annoiati, non hanno lo spirito, la verve che noi dobbiamo dare. Dobbiamo dire ai dipendenti comunali che ci vanno bene, cambiamo mentalità perché cambieremo la città, e se sono pronti a cambiare la città insieme a noi, sono sicuro
che riusciremo a dare delle risposte.